Chi abita a Paola lo conosce già, spesso sistema i suoi cartelli davanti al tribunale e attende, aspetta ore ed ore, aspetta che qualcuno si interessi al suo caso. Si chiama Saverio Osso, ha 77 anni, ha vissuto per lungo tempo in America, poi quando è tornato in Calabria un giorno si è sentito male e ha fatto un check-up in ospedale. E qui lo avrebbero curato per una malattia che non aveva, minando gravemente la sua salute. E da quel giorno ho perso tutto, perché mi curavano per una persona omonima, Diamantea. E a quel punto io non ho capito più niente. Ero sotto farmaci fisici, mentali e compagnia varia. E le prime analisi che mi hanno fatto venivano dall'Annunziata di Cosenza, il 2001. Io il 2001 non ero a Paola. Il 2001 era negli Stati Uniti, dove sono cadute quelle due torri gemelle. Ma Paola non c'era e l'ho scoperto io. Se no mi avrebbero finito di uccidere, perché la persona che è stata curata è morta. Avete capito bene. Saverio afferma di aver ricevuto le cure che in realtà doveva avere un altro paziente, suo omonimo, che è morto qualche mese fa. Mi sono scoppiate diabete e tante altre malattie che io non riesco a capire. Non posso prendere i mezzi pubblici perché con queste medicine che mi davano e mi danno ancora, non posso prendere i mezzi pubblici. Ho perso tutto e non posso neanche andarmene dove sono stato una vita. Saverio ha perso tutto, famiglia, lavoro e casa. Non ha più porte alle quali bussare. Chiede che la giustizia si interessi al suo caso, chiede che qualcuno lo faccia tornare a vivere. Vivo con qualcuno, ho una sorella che mi dà una mano in qualche modo, qualcuno che mi dà una mano, però sono nel disagio totale.